tanto questo, grazie dell'invito. Grazie a te. Ciao a tutti. Edoardo, intanto grazie. Grazie a te dell'invito. E poi quando leggo Campi Flegrei... Sì, Campi Flegrei è una dichiarazione d'amore nei confronti della, sì, di quest'area bellissima che tu conosci, perché dovete sapere che veniamo... Siediti, accomodati Edoardo, sì. Così racconta questa cosa, perché tutti pensano, no? Cosa pensano? Ah, io non so... diciamo... Vedermi così bionda, dicono, questa arriva da Posillipo. Ma in effetti anche visto mia figlia Gaia che sembra una scandinava, e invece veniamo tutti da quest'area bellissima, cioè bellissima, trascurata, tanto sì. È vero che già in passato ho dedicato molte di queste canzoni, a volte anche provocatorie, eversive, a Bagnoli, a Napoli, Nisida. Stavolta, vista la situazione che sì. C'è, che sai, ho pensato di fare una canzone, di scrivere una canzone che è molto una, che è una favola. È ottimistica, propositiva, cioè parlare di Bagnoli come la bella addormentata della favola che aspetta il bacio del principe per sì. Risvegliarsi. Adesso poi ne parliamo, non anticipiamo, perché okay. Questo sarà un momento emozionante. E tu sei nato a Bagnoli, anche mio papà è di Bagnoli, quindi io conosco bene quell'area. Io sono di Fuorigrotta, vabbè, ma poi questa è un'altra cosa. E c'è anche un altro scugnizzo che poi è diventato un grande campione, che è Fabio Cannavaro, che salutiamo e che siamo dello stesso quartiere. Io quando nomino Fabio Cannavaro, ciao, lo devo Fabio. Dire, ci sono un po' di persone tra gli autori che dicono Fabio Cannavaro, non dico chi. Ciao Fabio. E quindi, insomma, siamo scugnizzi, siamo nati in un'area meravigliosa che ci ha dato tantissimo. Tu sei nato lì e ci hai avuto una mamma, Edoardo, che ha significato tanto nella tua vita, tanto. Vabbè, ma per ognuno di noi, diciamo, il ruolo il ruolo della mamma è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento in generale dei maschi nei confronti della femminilità. Quindi è chiaro che un maschio che ha avuto indicazioni e input propositivi e ha avuto stima di sua madre, difficilmente avrà un rapporto negativo con le donne, con la femminilità. O comunque, cioè, io penso che tutti quanti noi maschi percepiamo questa situazione, questo disagio, come una specie di piccola malattia genetica, capito? Maschile. Perché dici così? Però tua mamma ti ha voluto subito, diciamo, introdurre nella musica, visto il vostro talento, quello tuo, quello dei tuoi fratelli, e vi ha subito iscritto a una scuola di musica. No. Non proprio così. Io a un certo punto, vedi... Però ti si illuminano gli occhi parlando di tua madre. Sì, dall'alto della guarda sua... Guarda che sorriso. Beh, è chiaro. Adesso c'è Gaia che ha preso il posto di mia madre. Gaia è la figlia di Edoardo, che è una ragazza Gaia, meravigliosa, un angelo. E comunque mia madre a un certo punto si preoccupava che durante il periodo estivo noi stessimo senza far niente, in virtù della sacrosanta teoria per cui l'ozio è il padre di tutti i vizi, incaricò la signora Tammaro del primo piano di trovare... Tammaro. La signora Tammaro del primo piano, di trovare un maestro di lingue. Dopo una settimana la signora Tammaro tornò e disse: signora Bennato, il maestro di lingua non l'abbiamo trovato, abbiamo trovato un maestro di musica. No, ma così è andata? Per cui io mi ritrovai la chitarra tra le mani, anzi veramente mi affibbiarono la fisarmonica. Io la fisarmonica la trovavo un po' così, allora la detti a Eugenio, mio fratello Eugenio, che è molto più cervellone di me, sai, è più bravo. Io la chitarra, mio fratello Giorgio le congas, insomma incominciamo a suonare. Quindi un'orchestra in famiglia? Eravamo sì, il trio Bennato. E a un certo punto in un circolo cittadino, il circolo Maria Mercantile, mentre suonavamo, dopo suonato, si avvicinò un signore molto distinto, disse: bravi, se venite a promossi vi offro un viaggio in America. Ed era l'armatore Grimaldi, per cui noi a fine anno scolastico partimmo in nave per l'America. Tutti e tre insieme? Tutti e tre, il maestro di musica, mio padre, mia madre. Ah, tutta la famiglia? Sì. Arrivamo che bello! Ma non lo sapevi sto fatto? No! Ma è bellissimo questa cosa. Quindi vi siete fatti questo viaggio nella musica, tutta la famiglia? Sì, non solo, poi a un certo punto sulla nave, sai, facevamo un mini concerto e c'era un responsabile, forse il direttore di Canal 7 di Caracas. Per cui quando arriviamo a Caracas,
andammo a fare questa diretta televisiva e in quel periodo c'erano un sacco di italiani in Venezuela e arrivarono richieste, los trios, los niños italianos. Il direttore arrivò da mio padre e disse, hacemos un contratto. Mio padre disse, ma qual contratto? Chi sa andare a tornare a scuola? Devono tornare a scuola. Insomma. Mamma mia, ma che bella però questo racconto di famiglia. Però è stata, vedi, Serena, è stata un'esperienza importante perché da lì è cominciato il fatto di poter viaggiare grazie a questa chitarra, grazie a questa amica fedele. E comunque appoggiati dalla famiglia, appoggiati tutti e tre dalla famiglia, dai, comunque vi hanno accompagnato in questa avventura musicale. Ma io so che adesso torniamo un attimo a quest'anno che è stato un po' duro, vero Edoardo, per tutti gli artisti, perché improvvisamente siamo rimasti a casa, cioè così dalla sera al giorno ci hanno detto non potete più andare a fare live, chi a teatro, chi a fare concerti. Com'è stato per te quest'anno di chiusura e comunque di dolore, di lontananza dal pubblico, dalla musica? Vabbè, fin dal primo momento mio fratello Eugenio, che comunque mi sprona, mi dà la carica. Quindi detto, siete tanto legati voi, eh? Sì, sì, anche con Giorgio. Mio fratello Eugenio ha detto, voglio poche chance, diamoci da fare, scriviamo subito una canzone ad hoc. Infatti abbiamo scritto La Realtà, questa ballata alla Dylan, alla Bennato, che poi è stata la canzone importante di questo album che è uscito che recentemente. Che è questo, che me l'hai portato, grazie, in che cui in regalo. Copertina ci sono tutti gli strilli dei giornali. Ho pensato sì, alla prima pagina del giornale di domani, ma è non perché bello. Io abbia una visione della realtà così lucida. Diciamo che alcune volte faccio delle ipotesi, azzardo delle ipotesi. Infatti ci sono dei brani come Bravi Ragazzi, Una di notte c'è il coprifuoco, che sembrano scritte adesso, invece sono di parecchi anni fa. Che ma questo bello. Perché, vedi, per al di là delle nozioni delle aree universitarie, il fatto di viaggiare costantemente per il mondo mi ha fornito dei parametri che poi sono utili. A volte esagero con delle elucubrazioni filosofiche, no, geopolitiche. Non esageri mai, Edoardo. Vabbè, ti amano tutti, dai piccoli. C'ho mia figlia che conosce tutte le tue canzoni, sia quelle che conosciamo tutti e che cantiamo sempre insieme. Peccato che non l'hai portata mercoledì lì. Sì, perché era Spoleto dai nonni, perché in questi giorni debuttavo con questo programma e quindi avevo bisogno di un supporto dei nonni, che ringrazio perché sono sempre pronti. E quindi, insomma, io vorrei un attimo ripercorrere con te. C'è un piccolo contributo, vediamolo, perché qua ci porta un po' indietro nel tempo, ma che meraviglia. Mi ricordo che anni fa, discoteca dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino, la chitarra era una spada, a chi non ci credeva era un pirata. Sono, non sono il capitano Cino. E allora quando vi chiamo, lasciate tutto correre, fate presto perché strano. Non ebbi dubbi, solo rock and roll. Non ebbi dubbi, solo rock and roll. E me non dubbia, solo rock and roll. Non ebbi dubbi, no. Non ebbi dubbi, solo rock and roll. Irresistibilmente rock and roll. Inevitabilmente rock and roll. Non ebbi dubbi mai. Non si scherza, non è un gioco. Sta arrivando, mangia fuoco. Lui comanda e muore fedele. Fa ballare i burattini. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Mamma mia, che entusiasmo, che grinta, Edoardo. Eravamo seduti io e Renato Zero, che saluto. Renato. Ciao, Renato. E mi diceva ogni secondo, mamma mia, che bello, mi sto ricaricando di energia. Perché poi succede anche questo tra artisti, tra colleghi, che uno va a vedere il concerto dell'altro per ricaricarsi un po' di quell'energia che serve. No, che Renato non ne abbia, voglio dire, Renato ne ha per tutti.
però siamo tutti innamorati di Edoardo, della sua arte, della sua grinta, della padronanza sul palco. È come se fosse veramente un flusso che è naturale per te, la musica. Sì, è uno scambio costante, come dicevi tu, di carica, energia tra chi la fa e chi l'ascolta. Per cui, come ripetevi tu, io spesso e volentieri vado ai concerti degli altri per caricarmi. E poi quanto avevamo bisogno anche noi, perché io mi sono messa lì da spettatrice, no? Quindi anche io ho beneficiato di questo applauso. È proprio uno scambio, no? Circolare. Quindi l'applauso fa bene a chi lo riceve, ma fa bene anche a chi lo dà. Quindi c'era questa energia che tutti avevamo voglia di ritrovare dopo tanto tempo, no, Edoardo? Sì, in teoria sono soltanto canzonette, quindi con le canzonette non è che si può migliorare e cambiare il mondo. Sì, ma ci sono anche... Però magari tra le righe ci sono delle indicazioni, delle frasi provocatorie che invitano comunque a riflettere, così, a differenza della musica leggera, vedi, la musica leggera è più rassicurante. La musica leggera invita a svagarsi, a non pensare, a non riflettere. La musica che viene definita poi rock, di tensione ritmica, è una musica che... invita invece a riflettere, magari certo, anche a essere, non dico eversivi, ma né fuori legge, ma comunque a riflettere sulle nostre schizofrenie, i nostri tic, che poi diventano i tic e le schizofrenie di chi governa. Quindi c'è una relazione costante tra le nostre paure, le nostre tensioni, le nostre schizofrenie e quelle che poi il potere ci ribalta addosso. Ma tu riesci sempre a portarci comunque nella favola, perché tu anche con Peter Pan, no? Parlando anche di musical, tu hai scritto quel disco... pensando a un musical, e per esempio a me mi viene sempre da cantare anche con mia figlia, quando in qualunque momento c'è un momento anche di difficoltà o ci sono due persone poco chiare, io dico, quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Sì, perché... E mia figlia la canta con me, è pazzesco. Ma sì, perché le favole, il canovaccio delle favole mi serve proprio per evitare di essere troppo paternalistico, didascalico, moralista. Insomma, la favola di Collodi, per esempio, è una favola attuale. Lo scenario attuale è collodiano: gatti, volpi, mangiafuochi, grillo parlante, il giudice che chissà perché Collodi descriveva un vecchio scimpanzé, cioè cose strane. Collodi diciamo che è molto più cattivo di quanto non lo sia stato io nella trasposizione della sua favola. Sta di fatto che i personaggi diventano poi simpatici, cioè nelle favole vedi anche i personaggi negativi diventano accessibili a tutti, per cui i bambini si divertono. Capitano Uncino secondo te a casa c'hanno voglia di sentire un pezzettino cantato così al volo? No, ma io oggi la chitarra me la sono portata giusto, come si dice a Napoli, come compagnia, babbelluveri, cioè nel senso per sottolineare che perché al di là... Perché tu sei... La chitarra fa parte di te proprio. Per sottolineare che al di là delle mie elucubrazioni filosofiche e geopolitiche faccio cantante. No! Per cui... Edoardo, tu è sei... È pure bella, super... me l'hanno costretta degli amici liutai napoletani di Bagnoli. È molto bella, è vero? Molto bella. Edoardo, io sono stato molto colpito dalla figura, quello che raccontavi prima, di tua mamma. Tu sei passato da essere figlio ad essere padre di una sedicenne. Quella tua rabbia, una rabbia costruttiva che ti ha sempre accompagnato attraverso le tue canzoni, è diventata più dolce? La rabbia che avevi quando eri figlio di tua mamma, la rabbia che hai ora, sempre costruttiva, quando sei papà di una sedicenne? Ma forse si è temperata un po', però vedi, anche in quest'ultimo album ci sono delle canzoni propositive che parlano della favola, come la Bella Addormentata, che parla in modo propositivo di Bagnoli. Però comunque restano anche degli episodi provocatori, diciamo ironici, sarcastici, come uno dei brani nuovi si chiama Signore e Signori, in cui io sono... Nel video sono vestito giacca e cravatta e arringo come l'ultimo dei politicanti. Senti, o come il più bravo dei politicanti o il peggio, il migliore dei politicanti. E poi c'è un brano che si chiama, non mi ricordo più. Ti devo suggerire, ma dimmi una cosa, questo è un programma, Edoardo, di dediche. Innanzitutto la dedica l'ha fatta Edoardo nel venire qui a me, prima di tutto, e quindi lo ringrazio. Però so che tu nel 2010 sei stato ospite a Sanremo e proprio hai esordito dicendo questa dedica
è per Luigi Tenco, è vero? Sì, da ragazzino osservavo Luigi Tenco e, sai, percepivo questo suo disagio a muoversi nell'ambiente del baraccone apparentemente dorato della musica leggera. Cioè, lo vedevo sempre un po' così triste, adombrato, così. Lo apprezzo molto, lo apprezzavo e lo apprezzo ancora. Cioè, ci sono degli episodi musicali indimenticabili, lontano, lontano, sì, un giorno dopo l'altro. Vogliamo vedere insieme questa dedica a Sanremo. Volevo fare un omaggio a Luigi Tenco. Mi piaceva molto questo personaggio, cioè, mi aveva colpito. Avevo imparato ad amarlo e quindi stasera veramente per me è emozionante fare la sua canzone, una canzone che... Tra l'altro mi piaceva già da allora. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Che meraviglia, Edoardo. Sì, mi che ricordo, pezzo. Appunto Luigi Tenco è sempre è un riferimento, anche sì, queste canzoni sono proprio commoventi, soprattutto sì, Lontano molto commoventi. Lontano, Un giorno e dopo tu l'altro. Eri veramente dentro a quella canzone. Senti, io ti devo chiedere una cosa, una cortesia. Allora, innanzitutto devo dire che qualche anno fa, perché Edoardo tocca sempre le corde più profonde con la sua delicatezza, con la sua poesia, perché lui è rock ma è anche molto molto poetico, e qualche tempo fa in un programma Rai mi venne a trovare e a salutare, mi portò un mazzolino di margherite da Napoli, e io non lo dimenticherò più quel momento, perché col caldo diciamo che avevano un po' abbassato la testa queste margherite, ma la delicatezza del gesto è stato qualcosa che porterò sempre nel cuore. Sono contento che te lo ricordi. Sì, il fiori soprattutto era estate, sì, quindi non c'erano le fresi, perché comunque no, a me, che belle le fresi, mi piacciono tantissimo le fresi, il profumo delle fresi, perché comunque è inimitabile. Molti fiori, sai, li fanno anche finti, sì. Però il profumo delle fresi mi... Ti posso chiedere un regalo? Lo so che tu hai fatto già un regalo venendo oggi qui. Se mi accompagni solo con la chitarra per dedicare alla mia mamma, che adora Viva la Mamma. Che tonalità? C'è anche il maestro Campagnoli, aiutami, che tonalità la facciamo? Non abbiamo provato, è una cosa assolutamente estemporanea, e quindi secondo me proviamo. Una tonalità che va bene per... Re maggiore? Re maggiore? Re maggiore? Viva la mamma, affezionata a quella donna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopo guerra, il microfono pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei il sogno, tu sei vera, viva la mamma, perché se ti parlo di lei, non sei gelosa, a tutte le mamme. Grazie, guarda. Come si chiama tua mamma? Rosa. Rosa. Mamma Rosa e a tutte le mamme che sono in ascolto. Ecco, Edoardo, innanzitutto io questa dedica la voglio portare con me, perché è una dedica bella che mi hai fatto e la porterò sempre, sempre con me. Più che mai oggi abbiamo una grande responsabilità verso i giovani, e per essere in linea appunto con lo spirito del nostro programma possiamo dire che abbiamo il dovere di dedicare alle future generazioni un mondo migliore. In questo senso il tuo impegno sociale ti ha portato ad abbracciare un progetto molto importante, importante anche perché riguarda la tua terra. Se pensi a Napoli, pensi al lungomare, al golfo, al Maschiangioino. Ma Napoli ha anche un altro lato, sì, proprio come quello dei dischi in vinile. Sull'altro lato c'è il pezzo meno conosciuto ma altrettanto bello,
Entri nel tunnel ed esci vicino allo stadio San Paolo, nel quartiere di Fuorigrotta, lo attraversi e arrivi lì, a Bagnoli, Campi Flegrei. In pratica sei in un vulcano, ma a cielo aperto. Sei in una città fatta di mare e di fuoco. Bennato è di Bagnoli, eppure mio padre è nato lì ed è difficile spiegare perché, che posto è Bagnoli. Bagnoli è un paradiso che hanno travestito da inferno. In uno dei posti più belli del mondo hanno costruito un'industria. Hanno ricoperto di cemento i bagni termali, hanno portato il lavoro e poi se lo sono ripreso lasciando l'inquinamento. Ma se sei nato in paradiso non importa che vestito ti mettono addosso. La tua bellezza ce l'hai negli occhi, ce l'hai nel cuore. Se Bagnoli è una bella addormentata, abbiamo qui un principe che ha un bacio giusto. Sì, giusto, per risvegliarla. Grazie Serena. Grazie. Grazie a te per aver dato luce a, diciamo, ad una cosa così importante, che è importante per l'Italia intera. Ma ce lo vuole far sentire questo pezzo? Lo vorremmo vedere? Ci fate vedere qualcosa? L'ho girato proprio nell'area di Bagnoli. Allora, siamo appunto a Bagnoli. Edoardo ha scritto questo pezzo meraviglioso con uno spirito, appunto, come dicevi, una voglia di rinascita, di ripartire da lì. Sì, è, come ti dicevo, una canzone che prende spunto da una favola. E spero che a Bagnoli si possa rinascere. Si possa rinascere, appunto, che arrivi. L'altro giorno in un'intervista parlavo con Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera, e lui a un certo punto mi ha chiesto: senti Edoardo, ma a questo punto chi è effettivamente il principe? Chi è il bacio del principe? Poi si è dato lui stesso una risposta: probabilmente è la gente comune. Esatto. Perché è proprio la gente che può e deve cambiare la situazione, dare degli input propositivi, perché qualunque progetto, qualunque iniziativa non si realizza se non c'è l'apporto, la partecipazione emotiva della collettività. Assolutamente. Quindi, noi insieme vogliamo stimolare tutti guardando questo pezzo che è meraviglioso e questo video. Si sente la musica? Si sente, arriva... abbandonata nel ruolo maledetto di bella addormentata. Svegliarla con un bacio è una follia. Stazione inutile di questa ferrovia. Ma io che non voglio fermarmi mai, fermo perché c'è lei addormentata di fronte al mare. È solo un bacio la può svegliare. È bellissimo quando dice bacio, solo un bacio la può svegliare, che è una parola che non si usa più. Perché è una parola così difficile da utilizzare, cioè, quindi in questo caso sì, il bacio è il bacio del principe, il bacio del futuro, speriamo migliore per tutti quanti noi. Come dicevi tu, abbiamo i figli giovanissimi, quindi adolescenti. Abbiamo proprio il dovere di... E quindi c'è un impegno da parte nostra, sì. Al di là delle mie elucubrazioni, pazzaglione, saltimbanco. Ma no, sono dei doni che tu ci fai con queste canzoni meravigliose. Voglio ricordare, a proposito di bacio, te ne vorrei dare tanti per ringraziarti, perché sei qui oggi, ma vogliamo ricordare che ti possono vedere in tour il 19 luglio, sei a Firenze con l'Orchestra Sinfonica. E lì è un episodio particolare, perché a parte il fatto che è una faticata pazzesca l'Orchestra Sinfonica, perché ci sono più di 50 elementi sul palco. Mamma mia, che bello, che meraviglia. E di quindi, questi tempi non è proprio scontato, E no, ci vogliono parecchie prove, anche 2-3 giorni prima. Poi il 21 sei a Marina di Castro
e il 13 agosto a Porto Recanati, insomma un'estate piena di musica, non vediamo l'ora di venirti a vedere, tutti a casa dicono vogliamo andare, andate perché è veramente emozionante, vi dà un sacco di energia, carica e poi fa bene stare insieme, ricondividere, dare applausi, cantare, ballare insieme a Edoardo Bennato che ringrazia ancora, grazie Edoardo! Si vede che è del mio quartiere, si vede che è del mio quartiere. Grazie, grazie, non ti posso baciare.